Tutti, oggi faremo broccoli e cavolfiori gratinati al forno, però light. Per questa ricetta ci serviranno circa 3 etti di cavolfiore e broccolo. Questi qui sono già bolliti e sono pesati da bolliti. 25 g di formaggio grattugiato, poi per fare la besciamella, mezzo litro di latte scremato, 10 g di sale, 40 g di farina, un cucchiaio di olio, un po' di noce moscata e un pochino di pepe. Come prima cosa mettiamo a scaldare il latte. E ci versiamo dentro il sale in modo che si sciolga. Versiamo le verdure in una ciotola più capiente e le spezzettiamo in pezzi non troppo piccoli con una forchetta. Versiamo un cucchiaio d'olio nella pentola. Accendiamo il fuoco, versiamo la farina e la facciamo tostare. Spegniamo il latte, spegniamo anche il roux, anche se non è un vero e proprio roux, e iniziamo ad aggiungere pian pianino il latte. Oppure potete fare il metodo Ofane. Dunque, versate tutto il latte, vi armate di frullatore a immersione e via! E voilà! Con le buone maniere si attira tutto. Riaccendiamo il fuoco. Aggiungiamo un po' di pepe a piacere. A me piace dunque abbondo. Un po' di noce moscata, anche qui a me piace, dunque abbondo anche di questo, anche se con questo grattino maffo ci mettono 2 mesi. E adesso mescolare, mescolare, mescolare fino a che non raggiungerete il grado di densità desiderato. E voilà, questa è più o meno la consistenza che vogliamo ottenere. Spegniamo il fuoco e ci spostiamo dalle verdure. Eccoci qua. Versiamo quindi la besciamella sulle verdure. Mescolate per bene. Trasferite in una teglia antiaderente. Cospargete col formaggio grattugiato. E voilà, pronta per il forno. Andrà cotta fino a che non sarà tutto bello dorato sopra. Nel qual caso il video vi fosse piaciuto, lasciate un pollicino su per aiutare il mio canale a crescere. Se vi va, commentate e se volete iscrivetevi. Nel qual caso vi iscriveste, ricordatevi di attivare la campanellina, perché sennò YouTube non vi manderà gli aggiornamenti dei video una volta usciti. Io vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un grandissimo bacione e spero di rivedervi nel prossimo video.